Bentornati diavoletti e bentornate diavolette qui su Eller Channel. Oggi parleremo di quelli che sono i 5 elementi essenziali da portare in valigia quando viaggiate. Se siete curiosi di sapere quali sono i miei, e secondo me dovrebbero andare bene un po' per tutti, ovviamente non vi rimane che guardare questo video. Ma prima vi chiedo un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io come al solito vi mando un mega bacio. E vi aspetto dopo la sigla. Oh, bentornati diavoletti e diavolette. Siamo vicini al periodo vacanze. Spero che molti di voi partiranno. Io di solito non vado via perché d'estate Mister X lavora, per cui praticamente si rimane a casa. Vabbè, si va via in altri periodi dell'anno, ma comunque quando si va via ci sono delle cose che sono essenziali e che secondo me non possono non essere portate in valigia e secondo me non possono essere dimenticate a casa. E adesso andremo a vedere quali sono. Cosa numero uno, gli occhiali da sole. Allora, non si può andare via d'estate senza occhiali da sole. Cioè, gli occhiali da sole sono un must, perché innanzitutto, vabbè, vi riparano dal sole, ma quello è un po' banale. Cosa numero due, quando abbiamo sugli occhiali da sole sembra sempre che siamo dei fighi allucinanti e che stiamo vivendo la vacanza del sogno della vita, soprattutto se gli occhiali sono un po' particolari, un po' magari di moda, così sembra. Siamo dei fighi anche a casa, però, capito? Fai la foto a casa tua con gli occhiali da sole. Fai invece la foto in un qualunque posto, anche tipo nel campeggio più sfigato del mondo, con gli occhiali da sole sembri un figo della Madonna. Per cui occhiali da sole assolutamente da portare. Cosa numero due, un asciugamano. Allora, secondo me l'asciugamano è indispensabile in ogni situazione, anche se andate a fare un giro in città così, l'asciugamano la dovete portare. Perché? Perché non si sa mai, perché l'asciugamano vi può aiutare a lavarvi. Oltre che asciugarvi, vi può aiutare a fare lo scrub perché un asciugamano vi fa da cuscino se avete bisogno, perché un asciugamano vi fa da copertina se avete freddo. Se prendete quella di dimensione media, che quindi non vi ingombra tanto, ma un asciugamano in spugna o meglio ancora in microfibra, veramente vi risolve un sacco di problemi. Per cui il secondo essenziale, il secondo must have da mettere in valigia è l'asciugamano. Terzo indispensabile, ma veramente indispensabile, ma veramente, veramente, veramente indispensabile da mettere in valigia sono i fazzoletti di carta. Allora, i fazzoletti di carta vanno messi in valigia che sia inverno, che sia estate, che sia autunno, che sia primavera, che andate a nord, che andate a sud, che andate al caldo, che andate al freddo, vanno sempre messi in valigia. Perché? Perché anche questi vi risolvono un milione di cose. Se dovete andare al bagno e non c'è la carta igienica, se vi dovete asciugare la mano e non avete l'asciugamano, che magari anzi l'avete bagnata perché vi siete dati una rinfrescatina con l'asciugamano, se avete dimenticato a casa i tappi per le orecchie, c'è un cane che continua ad abbaiare dalle 6 del mattino, non vi lascia dormire, voi avete fatto le 5 del mattino in discoteca, come fate? C'è il fazzolettino di carta. Per cui fazzolettini di carta a go-go assolutamente in valigia. Un altro must have dell'estate che dovete assolutamente portarvi è il cappellino. Ragazzi, senza mutande si può stare, ma senza cappellino no, e vi spiego subito perché. Il cappellino innanzitutto vi ripara dal sole e quindi non rischiate delle insolazioni ad agosto, ammesso che andiate in posti in cui c'è il sole. Se andate in Australia, che è inverno, e allora il cappellino non servirà certamente a ripararvi dal sole, ma dato che in vacanza non è che ci possiamo portare phon, piastra o comunque tutte quelle cose che ci servono per farci venire i capelli fighi e sembrare sempre fighi, spesso e volentieri il cappellino vi risolve la situazione, perché magari avete i capelli sporchi, perché magari avete i capelli puliti ma non avete fatto in tempo a fonarli, perché magari il phon dell'albergo faceva schifo e avete i capelli che sembrate un porcospino, mettete su un bel cappellino e siete a posto.
quinto e ultimo indispensabile, ma veramente indispensabile da portare sempre con voi, il cellulare. Allora, perché dico il cellulare? Sì, lo so, sembra banale, ma il cellulare almeno in vacanza? No, ragazzi, qui dentro c'è tutto lo scibile umano con un click. Qui dentro voi avete bisogno di sapere perché quella via si chiama via dei Barungitti. Allora voi cercate chi erano sti Barungitti e ve lo dice. Voi avete bisogno di sapere dove si trova l'Hotel Inghilterra? Voi cercate Hotel Inghilterra e vi porta all'Hotel Inghilterra. Voi avete bisogno di fare una chiamata? Fate una chiamata. Avete bisogno di fare una foto? Fate una foto. Avete bisogno di fare un video, un selfie? Qualunque cosa voi vogliate fare, con chiunque voi vogliate comunicare e qualunque cosa soprattutto voi vogliate sapere, qui dentro c'è. Potete guardare un film, potete leggere un libro, potete ascoltare la musica, potete fare quello che volete con questo aggeggino. Potete fare le fotografie al panorama che siete andate a vedere, potete fare il video a questa città meravigliosa, cosmopolita, che siete venuti a visitare, che magari non ci tornerete mai più nella vostra vita. Insomma, potete veramente portarvi a casa dei ricordi con questo, potete sapere il perché, conoscere il perché, magari siete in un paese straniero, state vedendo un museo e non capite niente di che cosa c'è scritto. Boh, traduttore e vi traduce che cosa c'è scritto e voi imparerete qualche cosa sulla storia di un paese che fino al momento prima vi era sconosciuto. Per cui quinto must have, banale forse, ma se lo vedete in questa accezione, devo dire la verità, è veramente il più degli indispensabili. Ragazzi, mi auguro che questo video vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un like, fatemi sapere cosa porterete voi in vacanza e quali sono i vostri 5 must have più strani ma anche più utili che metterete in valigia. Se avete visto il video fino a qua, ovviamente vi chiedo di aggiungere il solito cuoricino, così io saprò che siete arrivati fino alla fine del video. Yeah! Vabbè, basta, stupideller, la finisce qua. Saranno il caldo, le vacanze, tutte queste cose qua, insomma. In ogni caso, se questo video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un like, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati sui video di Eller Channel. Io vi mando il solito mega bacio e tantissimo, tantissimo amore.